Allora, quest'oggi parleremo di un autore controverso, riscoperto nel Novecento a causa dei suoi drammi interiori e quindi di tutto ciò che innerva la sua riflessione teologica. Questo autore è Sant'Agostino. Sant'Agostino proviene dall'Africa, è un autore di origine berbera. Questo vuol dire che sostanzialmente la sua riflessione ha una coloritura, se così possiamo dire, sanguigna, cioè la sua riflessione non è una riflessione astratta, ma è una riflessione che si situa all'interno dei drammi che Agostino ha vissuto nel corso della sua vita. Il merito di Agostino è stato quello di dare alla religione cattolica. Ricordiamoci che Agostino è un padre della Chiesa, cioè è colui il quale da vescovo. Allora, stavamo dicendo che Agostino, appunto, fa partire la sua riflessione teologica dal dramma del male. Il dramma del male per Agostino non è qualcosa di astratto, ma è qualcosa di concreto. Nelle Confessioni, al capitolo 7, proprio Agostino lotta con l'idea manichea per cui il male ha un principio esterno all'uomo. I manichei, come sappiamo, davano al problema del male una soluzione che non era una vera e propria soluzione, ma era un modo di distinguere i due aspetti della realtà che poi in Agostino saranno invece trattati come consustanziali all'esistenza umana, quindi una lotta interna a quello che è il cuore dell'uomo. Mentre i manichei intendevano risolvere il problema del male lasciando, ecco, la potenza del negativo, la potenza delle tenebre, quella che San Giovanni poi dirà essere poi prima nei Vangeli, San Giovanni dirà che il male e le tenebre sono qualcosa che ineriscono, ecco, in qualche modo all'essenza umana. È l'uomo che sceglie una realtà piuttosto che un'altra per San Giovanni. E Agostino interpreterà proprio i Vangeli e la vita di Cristo alla luce di questa esistenza intracorda, cioè all'interno dei cuori degli esseri umani. Nel capitolo, come diciamo, settimo, nel libro settimo, il problema del male viene affrontato attraverso la visione, ecco, agostiniana. Come sappiamo, Agostino nelle Confessioni non farà altro che ricordare, no? Ricordare il percorso che lui stesso ha compiuto per giungere alla fede, alla vera vita e alla dedizione al divino. In questa rimembranza, che la rimembranza ricordiamo che nell'Ottocento avrà quel sapore idealistico, no? Del romanticismo che rimembrare per i romantici sarà un lasciar libero sfogo alla propria fantasia in una sorta di sogno della presenza della vita individuale che si svolge quasi come un'illusione, no? Quasi come un ideale percorso verso il divino o verso gli ideali che nell'Ottocento daranno corpo, ecco, a questo rimembrare. Per Agostino rimembrare invece vuol dire rendersi conto delle proprie colpe. In questo libro, cioè nel settimo delle Confessioni, Agostino prende in considerazione due realtà, la realtà corruttibile e la realtà incorruttibile. Ora, cosa vuol dire corrompersi? Ciò che si corrompe è ciò che può non essere.
una realtà come quella, qualsiasi realtà materiale, dirà Agostino, ma comunque una realtà, per esempio, prendiamo in considerazione la realtà di un albero, di una casa, di un regno anche terreno, che è soggetto alle crisi che sono causate dal tempo, per esempio. Il tempo che scorre è proprio la misura della corruttibilità delle realtà temporali. Agostino infatti prende in considerazione tutte le realtà temporali, lui parla di realtà terrene, di questa ricerca del divino in ciò che si corrompe, ciò che si individua. Qualcosa che può dare adito a essere intesa come una realtà divina, eppure non resiste, ecco, a questa prova del tempo. Il tempo in Agostino sarà una delle idee, uno dei modi in cui si declina l'essere, che daranno più adito a riflessioni agostiniane per quanto riguarda proprio la ricerca dell'incorruttibilità. L'incorruttibilità è essenzialmente il divino. Il divino è ciò che non è soggetto al tempo e quindi abbiamo già questa doppia polarità, da un lato corruttibile e incorruttibile, dall'altro temporale ed eterno. Sono due modi in cui si declina l'esperienza del divino in Agostino. All'interno di questa realtà corruttibile, quindi prettamente umana e non divina, Agostino situa il problema del male, perché il male, secondo Agostino, non può essere accreditato al divino. Questa è, per esempio, un'altra dei nodi gordiani attraverso i quali Agostino ci presenta la sua visione del mondo, in netta contrapposizione con quello che è il manicheismo. Secondo il manicheismo, che è una dottrina che Agostino, ricordiamo, scrive nel V secolo, è una dottrina che almeno dal secondo, terzo secolo si sviluppa a margine dei concili della Chiesa allora unita, soprattutto per quanto riguarda alcune questioni che erano degli articoli di fede, ad esempio, giusto per ricordarne uno, la divinità e la natura umana di Cristo. Questa doppia ipostasi, come viene chiamata nei concili della Chiesa, ipostasi è un termine che vuol dire ciò che sta sotto, cioè la persona. Dio è tanto uomo quanto Dio, Cristo è tanto uomo quanto Dio. Questo è per esempio uno degli articoli dei primi concili, soprattutto Efeso e Calcedonia, che si sono succeduti nel corso dei tempi, nel corso del tempo. Allora, torniamo ad Agostino. Agostino, riteneva all'inizio, insieme ai manichei, che Cristo, avesse la, persona divina, e allo stesso tempo che questa persona divina l'avesse conquistata attraverso il battesimo e questa sorta di trasfigurazione dell'uomo Cristo in Dio Cristo. E quindi i manichei tenevano distinte queste due nature, attribuendo a Cristo prima del battesimo la natura umana, dopo il battesimo la natura divina, e quindi separando nettamente queste due realtà che in Cristo poi di fatto, come dirà Agostino Maturo, sono un'unica persona, un'unica ipostasi. E quindi Dio è in qualche modo Cristo, Cristo è lo Spirito è Dio, cioè queste tre persone sono unite nella realtà di Cristo in quanto unto, Cristo in quanto figlio di Dio. Quindi Agostino supera il manicheismo attribuendo il male non a Dio, ma oppure a un ente
autonomo, separato da Dio, ma alla scelta umana di privarsi del bene divino, ecco, in qualche modo. Ecco che in questo capitolo, dove Agostino affronta il problema del male, possiamo individuare ecco, in questa visione dell'uomo quale spugna che è gettata nell'oceano, che assorbe questo oceano divino, cioè assorbe la realtà divina. Quindi in parte la spugna ha una sua natura, quella di essere un'entità che può assorbire l'acqua. E allo stesso tempo la spugna ha la dipendenza verso questa realtà esterna che Agostino paragona, ecco, al mare. Quindi il mare è in qualche modo Dio stesso, cioè Dio non in quanto ogni essere, ma Dio in quanto essere per l'uomo. Dio, secondo Agostino, nel capitolo settimo delle Confessioni, è un Dio che ama l'uomo e proprio in ragione di questo amore lo riempie della sua essenza, lo trasforma attraverso la sua essenza in un essere capace di bene. Un'altra interessante visione di Agostino, che sarà successivamente, nel corso del Medioevo, intorno al XII secolo, ripresa da Sant'Anselmo nel suo Proslogion, è quella per cui Dio è ciò di cui non si può pensare nulla di maggiore, e cioè qualcosa che può essere pensato dall'uomo, però allo stesso tempo trascende ogni realtà empirica che può essere pensata dall'uomo. Quindi se l'uomo pensa all'universo, c'è qualcosa di più grande dell'universo. Se l'uomo pensa la bellezza somma delle statue greche, c'è una bellezza più grande. Se l'uomo pensa la giustizia, ecco, dell'imperatore più giusto, del re illuminato, c'è una giustizia ancora più grande. Questa definizione del divino sarà ripresa, come abbiamo detto, da Sant'Anselmo nel suo Proslogion, su cui faremo un video dedicato perché Sant'Anselmo ha in qualche modo inaugurato quella riflessione sul divino che poi in epoca medievale sarà ripresa da San Tommaso d'Aquino, ad esempio, in cui nelle università di tutta Europa, ricordiamo le più importanti erano quelle tedesche soprattutto, erano le università che in qualche modo accoglievano i teologi che riflettevano sulle sentenze di Pietro Lombardo piuttosto che sugli articoli di fede dei concili passati. Quindi abbiamo Sant'Anselmo che in qualche modo riprende la riflessione agostiniana del 1109, nel XII secolo comunque, in cui la riflessione sul divino diventa realmente una riflessione su ciò che può essere pensato al di là di ogni concetto. Ecco, Anselmo in qualche modo sgancia il divino da quello che è un divino, per così dire, accademico, cioè su cui si può far scuola, e Anselmo lo situa in qualcosa di superiore. Quindi lui scrive aliquid, secondo Anselmo il divino è aliquid, quo nihil maius cogitari potest. Aliquid, quindi qualcosa comunque gli dà una consistenza al divino, addirittura poi successivamente sarà l'unico esistente divino. E questa già è una teologia in qualche modo che dice, è una teologia che può risalire a Hegel, ad esempio, che la realtà del divino è l'unica realtà, tutto il resto è soltanto un'apparenza, in qualche modo è un modo
di manifestarsi non tanto di Dio quanto delle operazioni di Dio e quindi delle emanazioni. Tornando però ad Agostino, è importante dare un'ultima definizione, cioè un ultimo scoglio che in qualche modo si oppone al divino. Se abbiamo visto che il male non è qualcosa di proprio a Dio, ma è qualcosa di proprio della volontà umana che in qualche modo si allontana dal divino, dobbiamo cercare di individuare la volontà divina all'interno della creazione. La materia, Agostino scriverà anche delle opere e dei commenti teologici, tra cui c'è un commento della Genesi, che è la Genesi commentata contro la visione manicheista del cosmo, per cui in questa Genesi, come sappiamo, la Genesi si apre con Dio creò i cieli e la terra. La terra era deserta e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. In questa riflessione, ecco, in questo commento della Genesi, Agostino metterà in chiaro un aspetto che secondo me è fondamentale, non solo per cogliere il suo pensiero, ma per cogliere anche il significato del libro della Genesi. Allora, il libro della Genesi si apre con questa visione cosmogonica, cioè della creazione del cosmo da parte di Dio. In questa visione c'è però un aspetto che va indagato e che non solo Agostino ha indagato in questo commento, ma che successivamente anche altri autori si chiederanno, oltre agli esegeti, per esempio, ebrei, i vari rabbini che leggono la Bibbia, anche Agostino si domanderà cosa sia la materia. Allora, la materia preesiste a Dio o non preesiste a Dio? La materia è qualcosa di passivo che riceve la forma dal divino o ha una sua consistenza al di là del divino? Ecco, Agostino ci dirà ad esempio che la materia in qualche modo è una pura passività, cioè ciò che riceve la forma dal divino, che è spirito e quindi pura attività, e che allo stesso tempo, accogliendo questa forma, accoglie la vita. Ciò che resta della materia è in qualche modo la corruttibilità. E quindi, tornando a chiederci il male da dove? Con Agostino, potremmo dire provvisoriamente che il male proviene dalla materia, e cioè da quanto nel creato possiede in qualche modo una potenzialità di avere una forma e quindi un'anima e quindi uno spirito, di accogliere lo spirito divino, però allo stesso tempo si oppone a questo spirito ricadendo in ciò che in qualche modo è informe. La prossima volta leggeremo la Bibbia, leggeremo la Genesi per cogliere e renderci conto di questo aspetto del reale, possiamo chiamarlo così, e cioè l'aspetto materiale. Ora, ogni materia è caratterizzata dal fatto di accogliere, ecco, in qualche modo, lo spirito. La materia la possiamo pensare come un vaso che in qualche modo riceve dall'alto quelle che sono le gocce attraverso le quali essa può vivere. E quindi la materia possiamo interpretarla come la parte passiva della creazione, mentre lo spirito come la parte attiva della creazione. Vedremo la prossima volta come si declinano e si combinano questi due aspetti della realtà.